Buonasera YouTube, sono Dado Bax. In quest'ultima puntata di questo walkthrough su Braid andremo a vedere il finale. Abbiamo visto la città in fiamme nella prima schermata, questa splendida costellazione senza stelle in questa schermata, la casa, Costanza 2, 3, 4, 5, 6 conclusa. Abbiamo completato la scala che ci permette di arrivare in soffitta, di vedere questo splendido paesaggio che si staglia sullo sfondo e andare, come abbiamo visto nell'ultima puntata, a vedere il mondo 1. Infatti abbiamo iniziato dal mondo 2, il gioco, e ora scopriremo come tutto è iniziato. Seduti a un caffè all'aperto, in una piazza luminosa, i clienti si rilassano al sole, godendosi le bibite fresche. Ma non Tim. Lui nota a malapena il sole, non sente il sapore del caffè. Da quest'angolo abbraccia con lo sguardo la città, e nel vacillare dei passanti, nell'arco tracciato dalla mano di una commessa, mentre mostra una confezione di tè ad un cliente, Tim spera di trovare indizi. Quella sera al cinema avventure fittizie scorrono implausibili sullo schermo. Il pubblico è vario, alcuni sono clienti del caffè, che ora siedono felici nelle poltrone di velluto, ansiosi di assaporare qualcosa di nuovo per distrarsi dalla noia delle loro facili esistenze. Altri sono pescatori e agricoltori che sperano di dimenticare la fatica e riposare le mani. Anche Tim è qui, ma studia il rossetto sulle labbra dell'attrice. Calcola l'angolo del pennacchio di fumo di un elicottero caduto in lontananza. Gli pare di cogliere un messaggio quando il cinema chiude e la maggior parte degli spettatori si dirige a sud verso la piazza. Tim va a nord. Quelli come Tim sembrano vivere controcorrente, flusso e riflusso, correnti che si scontrano. Più di ogni altra cosa, Tim vuole trovare la principessa, conoscerla finalmente. Sarebbe importante per Tim, come una luce abbagliante che abbraccia il mondo, rivelando segreti a lungo tenuti nascosti, che illumina o materializza un palazzo dove vivere finalmente in pace. Ma come reagirebbero gli altri abitanti della città, di questo mondo che scorre al contrario? All'inizio la luce sarebbe calda e intensa, ma poi svanirebbe, portando con sé il castello. Sarebbe come dar fuoco al luogo che abbiamo sempre chiamato casa, dove giocavamo con tanta innocenza da bambini, distruggendo per sempre ogni speranza di sicurezza. Ebbene, andiamo ad iniziare dall'ultima porta. Cosa succede a questo mondo è chiarissimo. Il mondo scorre al contrario. E anche la musica, se ci facciamo caso. E come vedete, noi andiamo a salvare i Goomba, stando qui. Eccoci qua. Il fiore man mano si chiude. L'abbiamo mancato. Di nuovo. Il fiore si sta chiudendo completamente, quasi, per il gran finale. Uno. Due. Abbiamo sbagliato. Dobbiamo sfruttare questo Goomba per salire. Eccoci qua. E il fiore si chiude completamente.
sarebbero tante cose da dire, ma mi riserverò di fare i commenti alla fine. Questo mondo, io credo, vada giocato in silenzio. Il più in silenzio possibile, perlomeno. Da notare come si aiutano a vicenda. Tim e la principessa. Eccoci. Dai, mi serve un Goomba. Ah, sono morto. Di nuovo. Devo arrivare prima. Vediamo se ce la faccio ora. Ok, ce l'abbiamo fatta forse. Eh no, maledizione. Dai, dai, dai. Eccoci. Vamos, principessa. Andiamo, andiamo, andiamo! Andiamo! Neanche questa volta. Dai, dai, dai! E ce l'abbiamo fatta. Ad incontrarci. Finalmente, con la principessa. Ma ora, il miracolo. Non c'è niente che si possa fare se non riavvolgere il tempo. Buona visione.
E ci siamo. E andiamo ad aprire questa porta. Siamo giunti all'epilogo. Questo libro è vuoto. Questo libro è vuoto. Ma questo no. Il ragazzo gridò alla ragazza di seguirlo e la prese per mano. Lui l'avrebbe protetta, sarebbero fuggiti da questo opprimente castello, vincendo le perfide creature fatte di fumo e dubbi, per vivere insieme, finalmente liberi. Il ragazzo voleva proteggere la ragazza, la teneva per mano, o le poggiava un braccio sulle spalle mentre camminavano, per farla sentire protetta e vicina a lui, tra la follia impersonale di Manhattan. Svoltarono e si diressero verso la stazione della metropolitana di Canal Street, mentre lui si faceva strada tra la calca. C'è qualcosa che suona qua. In determinati minuti suona. Lui si mise al lavoro con riga e compasso. Ragionò, dedusse. Studiò la caduta di una mela, la rotazione di sfere di metallo appese a un filo. Stava cercando la principessa e non si sarebbe fermato finché non l'avesse trovata, perché ardeva di bramosia. Sezionò dei ratti per esaminarli nel cervello, impiantò fili di tungsteno nei teschi di scimmie assetate. Vuoto. Vuoto. Studiò la caduta di una mela alla rotazione di sfere di cristallo, di metallo, appese a un filo. Attraverso questi indizi avrebbe trovato la principessa, visto il suo viso. Dopo un'intensa notte di lavoro, si inginocchiò dentro un bunker nel deserto. Si protesse gli occhi con un vetrino da saldatore e attese. In quel momento calò l'eternità. Il tempo si fermò. Lo spazio si contrasse in un punto grande quanto una capocchia di spillo. Fu come se la terra si fosse aperta e il cielo si fosse squartato. I presenti si sentivano dei privilegiati, come se stessero per assistere alla nascita del mondo. Qualcuno vicino a lui disse: «Ha funzionato». Qualcun altro disse: «Ora siamo tutti figli di puttana». Il negozio di dolciumi. Al di là di quella vetrina c'era tutto ciò che lui desiderava. Il negozio era decorato con colori brillanti e gli aromi che ne provenivano lo facevano impazzire. Cercò di correre verso la porta, o almeno di avvicinarsi al vetro, ma non poteva. Lei lo tratteneva con una forza immensa, ma perché lo tratteneva? E come poteva lui liberarsi dalla sua presa? Pensò di ricorrere alla violenza. Lui mentirebbe se dicesse di aver capito. Anzi, forse non è mai stato tanto confuso come ora. Ma tutti questi momenti che ha contemplato, è successo qualcosa. Nella sua mente quei momenti sono solidi e pesanti come pietre. Si inginocchia tendendo la mano verso la più vicina, accarezzandola, la scopre liscia e fresca. Soppesa la pietra. Si accorge che può sollevarla, che può sollevarle tutte. Può usarle per creare delle fondamenta, un argine, un castello. Per costruire un castello di dimensioni appropriate gli servivano tantissime pietre, ma quelle che ha possono bastare per il momento. E vedete com'è tutto il viaggio che ci ha portato fin qui? Sono appunto le pietre per questo castello e andiamo ad aprire questa porta. Braid. Posso notare, anche se non lo vedo, lo sguardo confuso dello spettatore arrivato a questo punto. Braid ha due interpretazioni, molte di più in effetti, ma due principali. Chiaramente quella dal volto umano, che io ho analizzato in un altro mio video,
che vi consiglierei di andare a vedere è L'Attimo. Trovate il link in descrizione. Ma quello dal punto di vista che intende realmente il gioco è quello che vi spiegherò ora. La principessa non è nient'altro che il sapere, la fisica, la scienza, la conoscenza, tutto ciò che Tim accarezzava, bramava per realizzare una cosa che ha reso tutti gli uomini figli di puttana. Come è stato scritto nell'epilogo, la bomba atomica. Tim ha partecipato al progetto Manhattan e la distruzione della città che abbiamo visto nella prima schermata. È la distruzione della bomba atomica. Tutti i riferimenti sono chiari. Tim ha commesso un errore e vuole provare a rimediare. Ma come abbiamo visto, ci sono degli oggetti che sono immuni al passaggio del tempo. E non basta la coscienza, non basta il suo essere oramai legato, come se fosse sposato, con questa sua scelta ormai che ha fatto, che lo ha portato alla distruzione. Braid è un gioco incantevole. Io ammetto di essere affascinato ogni volta che lo gioco e di trovare sempre nuove sfaccettature, nuove emozioni mentre lo si gioca, perché al di fuori dell'insegnamento recondito che possono aver inteso gli sviluppatori, la cosa più interessante è che Braid dà un insegnamento a tutti noi. Un insegnamento che deriva da esperienze personali, di dare importanza ad ogni secondo, ad ogni scelta, e di farci capire che il tempo passa inesorabilmente. Qui nel gioco si può andare indietro nel tempo, nella vita non si può andare nel tempo. Questo è chiaro. Ma, come dico altrove, non è necessario andare indietro nel tempo per rimediare ai propri errori. Si può sempre rimediare ai propri errori. Basta volerlo. Signori, io vi ringrazio dell'attenzione. Qui, dalla casa di Tim, entrerò fra un attimo. Io vi saluto. Vi ringrazio per l'attenzione. Lasciate un like, un commento. E noi ci vediamo al prossimo video. Grazie di essere stati con noi finora. Buonanotte.